Caterina Linda, noi siamo molto contenti di averla qui con noi, finalmente a Trieste, e con questo progetto che è un progetto che ormai ha già tanti anni, è un progetto che lei porta in giro da più di 15 anni. Sì. È un progetto che le sta particolarmente a cuore, questa giornata. Ci racconta la storia, come lo ha scoperto e perché lo sta portando in giro. Giuditta è una di quelle storie eterne, una delle storie bibliche di questa donna vedova che è coraggiosa e che va con le mani nude praticamente a uccidere il nemico del suo popolo, che i stessi capi della città non sanno come gestire e che cercano di aspettare 5 giorni, mentre questo tempo questo generale Oloferne sta togliendo l'accesso all'acqua nella città, e Giuditta decide di andare, di sedurlo e di decapitarlo. È una storia che non ho scoperto veramente, perché è una di quelle storie fondatrici anche della letteratura croata rinascimentale, perché si tratta della versione in lingua croata di 500 del gran poeta croato Marko Marulić. Dunque era anche un modo di fare suonare di nuovo questa meravigliosa storia, che è piuttosto letta, studiata in scuola, che fa parte di quelle cose che i poveri allievi trovano come una vecchia cosa in un vecchio armadio. E io trovo che si tratta di una storia di una bellezza e forza proprio eterna, e mi è venuta tanta voglia di metterla sul palcoscenico e di farla in questo modo. Non sapevo nel momento, quando l'abbiamo fatta per la prima volta in 2006, che andrebbe in giro per così tanti anni, e questa rappresentazione si avvicina già di 60 volte quasi, e l'abbiamo fatta da New York a diverse città in America, in Europa, quasi dappertutto, e eccoci a Trieste con gran gioia e gran riconoscenza alla comunità, all'associazione italo-croata, che con gran pazienza ha aspettato, perché con la storia della pandemia è stato 2 o 3 volte abbiamo dovuto cambiare la data, e ancora 2 giorni fa dicevo alla gente: vado a Trieste se il concerto non è cancellato, ed eccoci qui oggi e ne siamo felicissimi. Allora, per quanto riguarda la parte musicale, lei come ha scelto le musiche? Sono musiche soprattutto improvvisate, però si rifanno anche alla storia della musica croata. Sì, dunque la Giuditta di Marko Marulić non ha musica. Dunque, quello che io ho fatto era di studiare le fonti musicali anche in Croazia in 500, cercare le melodie possibili che si possono usare, e basato su quella, quasi direi di aver ridigerito un patrimonio musicale esistente, abbiamo infatti creato un'opera nuova. Senza volere immaginare come questa Giuditta di Marko Marulić avrebbe suonato in 500, perché probabilmente non è stata cantata, però era un modo di fare un'opera nuova basata sul materiale musicale e soprattutto poetico antico. Lei è una appassionatrice, una pioniera, una scopritrice di tante cose. Ci racconta è una vecchia storia, e poi è una storia che risale veramente alla mia infanzia, perché io sono zaratina, e a Zara abbiamo questa meravigliosa chiesa di San Donato di secolo IX sul foro romano, e tutta la mia infanzia io la vedevo dalla finestra della nostra casa. E quando ero piccola c'era in quella chiesa un festival di musica antica, addirittura con degli ensemble veramente i migliori di Europa e anche più lontano, che venivano a Zara a dare concerti di musica rinascimentale, medievale, barocca. E io da piccola ho scoperto questo, e posso quasi dire che si tratta di una vocazione, perché ho veramente sentito questa musica come una musica mia. All'età,
quando non c'è possibilità intellettuale di dire perché. Era veramente un modo molto spontaneo di riconoscere qualcosa che mi piaceva molto. E così è venuta la lunga storia che è venuta dopo. E adesso lei si trova ad essere una tra le più importanti interpreti di questo tipo di musica antica, di musica medievale. Che tipo di ricerche ha fatto? Cioè, cosa ci ha portato, cosa ci ha offerto in questi anni di nuovo? Allora, ci sono sempre due vie. Una è la via dell'interpretazione, che ogni cantante deve vivere quasi come un sportivo, che ogni giorno si deve allenare, lavorare la sua voce, lavorare con i colleghi e tutto. È il lavoro di interpretazione. Dopo c'è anche il lavoro di ricerca, ovviamente. Io avevo fatto una doppia formazione, doppio studio, canto ma anche musicologia, che ho studiato a Parigi. Sono andata dopo di fare i miei studi, dopo aver fatto gli studi al conservatorio a Zagabria, sono andata a Parigi per continuare gli studi in musicologia e ovviamente sempre il canto. A Parigi ho fondato Dialogos, è un ensemble che è ancora basato in Francia, e dopo io ho fatto il mio cammino, ho insegnato per tanti anni anche all'università a Parigi, alla Sorbonne, in musica medievale, e adesso da 2 anni vivo a Basilea, in Svizzera, dove insegno il canto medievale rinascimentale alla Scuola Cantorum Basiliensis, che è una scuola veramente specializzata in interpretazione di questi repertori. Le sembra che la musica, che la ricerca sulla musica, sulla storia della musica, della parte orientale dell'Adriatico, sia ancora da fare, che ci siano ancora tante cose da scoprire? Forse lei ci sta già. Sì, io ci sto lavorando anche dagli anni dei miei studi. Ho già studiato le cose per il mio diploma, per i diversi progetti, e poi abbiamo registrato, inciso con Dialogos, molti dischi anche specializzati in questo repertorio. Dunque sì, c'è già molto di scoperto, ma c'è ancora molto da scoprire, e direi anche c'è da scoprire, ma c'è anche da interpretare. C'è un patrimonio che è ancora grande a far sentire a un pubblico largo. E il suo prossimo progetto, i suoi prossimi concerti, Covid permettendo, saranno? Ah, abbiamo delle belle cose che è sempre, diciamo, con tanta umiltà e tanta quasi superstizione, sapendo che domani può cambiare tutto, però va bene. Dovremo andare a Madrid in un mese con un altro progetto, poi dobbiamo cominciare a lavorare su un gran progetto che speriamo fare la creazione, la premiere in luglio a Zara, proprio al festival che dall'anno scorso io ho ripreso intanto come direttrice di Block, questo tematico di musica antica. Dunque ritorno alle mie radici, e ci dovremmo fare la creazione di un testo molto particolare, e la tragedia greca della regina Ecuba, della regina di Troia, che è stata tradotta dal greco in latino e poi in italiano a Venezia, e poi in croato da Marin Držić nel 500. E questa sarà una versione un po' plurilingua fra italiano e croato, che speriamo poter rappresentare in luglio questo anno. Una piccola chiosa finale, lei ha anche poi messa? Sì, nei miei tempi liberi scrivo più prosa che poesia, però ecco, cerco di esprimermi anche così, perché per me tutto è storia, tutto è narrazione, dunque a volte sono storie vecchie, a volte uno ha bisogno di dire qualcosa se stesso con la sua lingua, con il suo sentire, e dunque c'è anche questo lato nel mio, non dico lavoro, perché questo non è un lavoro, nel mio modo di esprimermi, ecco. E su gemerne ricci tvoie che sa da legge sa tote moia duce ne scubliei ufagna co c'è sgubiti razù prossinte
in accollento i clececi. Billy.